Tre punti e applausi scroscianti per l'Atletico Marcianise che rifila sette gol all'ex capolista Cicciano balzando in vetta alla classifica. Prova convincente dei gialloblu che dimostrano di essere probabilmente la migliore formazione del girone. Il tempo di battere il calcio d'inizio e De Angelis porta in vantaggio il Mara. Imbucata di Russo per il numero 7 che è spaccata in sacca. Un minuto e Russo prova con un sinistro che sfiora il palo. Poi all'improvviso suggerimento di Buonaguro per Carfora che al volo pareggia i conti. Per nulla abbattuto, l'Atletico riparte a testa bassa e inizia ad assediare la porta di Infante con Daniele e Russo Battista. Sale in cattedra Generoso Scialla che prende per mani suoi e inizia lo show. Al 14esimo Daniele accende la lampadina e serve Scialla che tutto solo sul secondo palo non può sbagliare. L'universale alla pala del tris, ma il portiere si salva. Nastri è troppo precipitoso nell'uno contro uno e calcia al lato da ottima posizione. E allora, impietosa, si materializza la regola del gol mancato, gol subito. Lo griffa Achille De Angelis con un destro imprendibile. Non è ancora finita perché Scialla in meno di 2 minuti mette in ghiaccio alla pratica. Prima su assist di De Angelis, poi in mischia, ringraziando Madonna per l'invito. Prima dell'intervallo, l'estremo difensore ospite si salva ancora su Scialla e ringrazia il palo che respinge un tiro di Daniele. Dita aiuti la rete che manda le squadre negli spogliatoi. Pronti via nella ripresa De Angelis crea panico in area. Con almeno 4 palle gol, ma il parziale non si sblocca. Il match resta spettacolare grazie ai continui coinvolgimenti di fronte. I portieri diventano i protagonisti e quando non ci arrivano ci pensano i pali, come quello colpito da Russo. Nastri accorcia e poi riprende l'assalto a Infante. L'Atletico cambia marcia e arma Scialla che in 90 secondi scrive la parola fine. Danna esalta i riflessi di Infante, poi il giovane Miele fissa il punteggio sul 7-4. Al triplice fischio si scatena la festa marcianisana, di Carluccio e suoi sono in vetta e non vorranno più lasciarla. Sì, certamente era una partita a cui i ragazzi tenevano tanto, anche noi la società, visto anche la partita dell'andata che dopo il primo tempo 3-0 abbiamo perso 4-3 meritatamente. Quindi sono molto soddisfatto e complimenti a tutto lo staff e la squadra. Sì, diciamo che il destino è nelle nostre mani. Noi, la società, io e il mio socio Raucci, abbiamo allestito un roster, credo, uno dei più forti del girone A, lasciatemelo dire. Quindi, noi crediamo che alla lunga la qualità possa avere ragione sulle altre compagini. I primi 20 minuti del primo tempo credo che siamo andati al di là di ogni più rosea aspettativa, perché abbiamo fatto un ottimo possesso palla, abbiamo difeso bene, tranne farsi una piccola incertezza sul primo gol. Però credo che avremmo potuto segnare molto di più perché siamo stati molto bravi, credo che abbiamo creato tantissime occasioni. Poi il secondo tempo forse l'abbiamo un po' gestita per evitare ripartenze inutili e quindi credo che è andata nel modo migliore possibile.